Ho sentito Emanuela l'altro giorno, che come diceva Giuseppina non è presente tra di noi fisicamente, ma sicuramente emotivamente, affettivamente, e ci ha donato, attraverso la sua opera in prima linea di persona impegnata nella sensibilizzare tutti a questo tema tanto cruento, uno scritto, come lei sa fare, perché è un avvocato, è una poetessa ed è un'ottima scrittrice. Democraticamente sia lei che Germano hanno scelto me come, come dire, la voce che leggerà queste sue parole. E saluta tutti, è impegnata a Lodi in una manifestazione simile alla nostra. I loro lavori sono iniziati ieri, paradossalmente durante il Black Friday, ma a differenza delle attività commerciali che hanno praticato sconti, vi assicuro che Emanuela Sica non fa sconti quando si tratta di condannare chi si macchia della violenza di genere e di una violenza del genere, e non fa sconti nemmeno attraverso le sue parole così belle e così toccanti che io indegnamente proverò a leggere. Scusate l'emozione, l'ultima volta che ho parlato davanti a tutti mi sono laureato, quindi avevo i capelli. Nella gabbia della paura, carica di silenzio, le parole facevano a gara per non fiatare, tenute ferme, strette sino a soffocare dai pugni e dalle sberle che come regali d'amore ricevevo quotidianamente. Anche questo Natale sarebbe stato carico di lividi sapientemente sistemati, quasi con eleganza, come palline sull'albero. Un albero che tuttavia resisteva alla pesantezza degli addobbi perché saldo nelle radici. Le mie gambe non si erano mai mosse, nonostante l'anima fosse praticamente evasa da un bel po'. Ricordo il mio primo regalo, arrivò nel periodo di Pasqua. Consumai in silenzio, come cibo frugale ma sapido di dolore, l'identico percorso della passione. Insieme a Cristo, denudato, deriso, flagellato, c'ero anche io. Denudata, derisa, flagellata dalle parole che con sapienza mi donò senza limiti di sorta, infiocchettate, incartate insieme al fantoccio della gelosia, iniziò con un togliti quel trucco e quella gonna che sembri una sgualdrina. Cosa mi costava fare quello che mi chiedeva? Nulla. Fu così che presi il latte detergente, tolsi il trucco, sfilai la gonna, indossai un pantalone, mi guardai allo specchio, sembravo quasi un uomo. Ero come mi voleva lui, mi aveva denudata della mia femminilità in un solo istante, eppure ancora non ero esattamente come lui desiderava. Se penso che quel giorno dissi che le parole fanno più male delle sberle, adesso posso affermare con assoluta certezza che mi sbagliavo. Sento ancora l'eco nella mia mente di quel primo ceffone che improvvisamente mi regolò mentre litigavamo sul mio andare al cinema con quelle puttane delle tue amiche. Il palmo della sua mano si stampò prima sul naso, poi sull'orecchio e mi rivoltò la faccia, da sinistra a destra, facendola sbattere come un cencio contro il muro della cucina. Proprio lì si sviluppò la fototessera di questo rapporto. Il mio sangue vivo aveva creato un profilo di donna quasi perfetto. Sangue che mi colò dal naso, rotto, per quasi un'ora prima di arrivare in ospedale e dire che sono caduta dalle scale. Neanche allora le mie gambe si decisero a lasciarsi andare, restarono salde, fermi in quel terreno arido di sentimento, nonostante un lieve tremore le avesse percorse a lungo. Da quel giorno in poi non mancò occasione per dimostrare che l'uomo dei miei sogni aveva praticamente cambiato personaggio ed era diventato l'uomo dei miei incubi. Eppure io continuavo a chiudere gli occhi e dormire, sognare, sperare di risvegliarmi in un giorno nuovo, diverso, pieno di sole. Ma ogni volta che le ciglia si aprivano, la mia razionalità combatteva una lotta violenta con il cuore sempre in ombra,
quasi completamente assuefatto dalle lacrime, a comparsa sistematica dopo l'orrore accompagnate dai soliti «Mi dispiace, perdonami, ma io ti amo troppo». Avvolgevo da sola il mio destino, chiudendolo in un sacchetto di plastica come carne da conservare e mettere in congelatore. Mi dicevo che un giorno l'avrei tolta dal freddo per gustarla nella sua naturale bontà e non avrebbe avuto più quel sapore metallico che aveva oggi. Perché io lo sento ancora adesso, il sapore del pugno che mi diede quando mi intravide davanti al bar mentre parlavo con un mio vecchio compagno di scuola, Samuel. Eppure lo aveva salutato con garbo scenografico ed un sorriso di circostanza prima di dirmi che avevamo un impegno e dovevamo tornare a casa. In macchina diventò, o meglio, tornò ad essere il mostro che era. «Se ti vedo ancora parlare con quel negro di merda ti ammazzo!» Ed il pugno, non solo uno, fu l'inizio delle successive e solite scuse. O forse dovrei dire l'inizio della fine, perché da lì in poi cominciò anche a colpevolizzarmi dicendomi che se mi picchiava era solo colpa mia. Riflettevo, chissà quante donne come me vivono una vita piena di questi regali, e la domanda restava appesa senza punto interrogativo. Quasi sospesa nell'iride livida di mia madre che ricompare proprio adesso come un tarlo e mi implora di stare zitta, di resistere, tenere il segreto come aveva fatto lei, che mai aveva detto ad anima viva cosa le faceva mio padre. Ma io ho deciso, siamo quasi nel periodo più bello dell'anno e per strada già si sente l'aria della festa, l'annuso come un cerbiatto che sente il suo predatore. Così aspetto che esca per andare al bar, prendo con me soltanto la borsa e il telefono, in memoria ho foto e messaggi che mi potranno servire, muovo le radici e sposto quell'albero prima che arrivi il solito Natale. Per strada mi fermo un attimo a pensare, che sto facendo? Ed eccola quella gabbia di paura dove le parole fanno fatica ad uscire. Poi una rosa mi compare sotto il naso. Alzo lo sguardo quasi spaventata, ma è solo il mio amico Samuel, che mi porge quel fiore e mi chiede perché piango. Con una semplice rosa regalatami da chi celava un'arma pronta ad uccidermi, era iniziato l'inferno. Ma in quell'inferno non volevo e non dovevo tornare più. Distinto lo abbraccio, senza parlare mi ricarico di coraggio, respiro fiducia in me stessa e in un attimo sono davanti al portone della questura. «Buongiorno, vorrei fare una denuncia». Mi chiamo Eva.